Salire su un pacchetto di patatine, saltare sulle uova, calpestare i colori, rompere i giocattoli, distruggere le meringhe e abbattere una lattina di Pepsi. Guarda il nostro nuovo video per vederci fare incredibili esperimenti di frantumazione nel nostro laboratorio di distruzione. È un nuovo giorno nel laboratorio di distruzione. I giovani scienziati Angie e Ralph si stanno preparando a distruggere alcune cose. Mettiamo la loro resistenza alla prova. Tutto il cibo che stanno per schiacciare è scaduto e non è adatto al consumo. Oggi abbiamo un esperimento insolito. Angie schiaccerà le cose sedendocisi sopra con tutto il suo corpo. Che colpo di scena! SpongeBob potrà gestire questo peso? Povero SpongeBob, è il primo a partecipare al test. Trattenete il respiro. Il nostro robusto SpongeBob non si fa male. Sorride come se nulla fosse accaduto. Ma questo non significa niente. È una spugna, può sopportare qualsiasi cosa. Ti serve del purè di banane? Chiedi a Ralph di aiutarti. La buccia di banana non riesce a sopportare la pressione a cui la sottopone Ralph. È altamente improbabile che qualcuno voglia mangiare queste banane. I kiwi resistono alla pressione. Non usiamo spremi agrumi nel nostro laboratorio. Per fare un succo fresco, Ralph si siede sulla frutta. Ralph vuole mangiare una mela. Gli piacerebbe, eh? Ma Angie porta via la mela per l'esperimento. Ralph ha in programma di distruggere la mela, ma non si è preparato abbastanza bene. Questa mela è risultata troppo dura. Angie ha un'idea. Degli speciali stivali da frantumazione. Possono persino occuparsi della nostra mela testarda. Lo stivaletto trasforma una mela in salsa di mele. Nessuno riuscirà a sopravvivere. L'argilla leggera si è già messa in pila. Sta aspettando che gli stivali la calpestino. Mescoliamo l'argilla con una sola mossa. È un corso artistico veloce di modellazione di argilla. I ragazzi stanno preparando nuovi test per lo stivale. Che mi dici del succo di pomodoro? I pomodori ciliegini si arrendono rapidamente sotto la pressione dello stivale. Angie distruggerà gli ornamenti natalizi di plastica e le delicate decorazioni. Non ha pietà! È un vero Grinch! Il laboratorio dovrebbe fare un po' di pulizia. Distruggiamo alcune ecodosi. Tutto il detersivo vuole uscire. Lo stesso vale per i dolci di gelatina. La gelatina trema di fronte allo stivale. Angie ha appena preparato un sacchetto di glitter e Ralph prende un guantone da box. Proviamo un nuovo metodo di schiacciamento. Il pavimento è decorato con una pioggia di glitter rosa. Angie ha portato del nuovo cibo gourmet. Queste sono patatine giganti arcobaleno. I pugili adorano schiacciarle a colazione. E Ralph mostra il suo colpo iconico. Mette KO le patatine. Angie sta tramando qualcosa con l'aria. Sta arrivando una grande esplosione di palloncini. Disponi i palloncini e indossa il pezzo con le punte. Indossiamo gli occhiali come misura di sicurezza. Non è rimasta nemmeno una traccia del palloncino. C'è un compito importante in laboratorio. Sai gestire una grossa borsa di cereali per la colazione? Ralph usa tutta la forza che ha. Sì, ce l'abbiamo fatta! La borsa è esplosa proprio sotto di lui. Angie ha trovato dei vecchi coni gelato. Vediamo chi vincerà questa lotta. Coni contro Ralph. I coni sono piuttosto appuntiti, ma anche Ralph è un tipo tosto. Rovina i coni senza sforzi. Questo è uno strike! Distruggeremo delle fragili meringhe. Ralph si siede sulle meringhe con tutto il suo peso. I dolci non riescono a resistere e si trasformano in briciole. Congratulazioni, Ralph! Puoi lavorare come frullatore!
Angie si siede, il simpatico Squishy è leggermente accartocciato, ma poi torna come era prima. Il cartone di latte Squishy è ancora perfetto. E naturalmente faremo anche una prova di distruzione sulle fragili uova. Il guscio si rompe sotto la pressione dello stivale. Qualcuno vuole una frittata. I palloncini con i glitter partecipano al test, questa volta con gli stivali. I palloncini continuano a scoppiare e rimane solo una traccia lucente. Angie ha dei cartoni di succo scaduto. Vediamo come reagiranno allo stivale. Il succo si trasforma in una cascata di frutta. Il pacchetto non ha resistito. I pastelli sono i prossimi. Vediamo quanto sono forti. Tutti i pastelli a cera cadono in piccoli pezzi. Sono rimaste solo le etichette. E il gesso colorato della lavagna si trasforma in polvere dopo che gli stivali ci hanno camminato sopra. Coloriamo il mondo e distruggiamo alcuni tubi di pittura acrilica. Questo crash test è più simile a un festival di arte moderna. Ralph appoggia un grosso squishy a forma di pomodoro. Angie si siede sulla verdura e si solleva insieme a lei. Dove è andato a finire lo squishy? Il pomodoro è rimasto attaccato alla nostra Angie. A quanto pare la ama. Ralph vuole rompere tutto ciò che è nelle sue mani. Ad esempio, dei croccanti Oreo. Mette l'intera manciata sulla sedia. E poi Angie ci si siede sopra. I biscotti si rompono e le briciole sono dappertutto. Vuoi un'esplosione? Facile! Distruggeremo un pacchetto di patatine. Ralph si siede su di esso. Si apre rumorosamente. Tutte le patatine sono libere ora! E cosa succederà ai mandarini? Sono impotenti contro la suola dello stivale. Chi ha ordinato mandarini appena spremuti? Le pigne sono sulla strada dello stivale. Pigne! Attente! Yogurt scaduto? Donalo al laboratorio di distruzione! Angie vuole lasciare una traccia nella storia, ma per ora lascia solo una traccia di farina in laboratorio. Gli scienziati stanno preparando il laboratorio perché il test di compressione con un guantone da box è un compito piuttosto difficile. Il guanto da box sbriciola tutto rapidamente. Poi la gelatina subisce il test. Le confezioni non sopravvivono ai colpi. La gelatina perde questo round. E ora una grande palla di alluminio. Ma il guanto di Ralph si prende facilmente cura di esso. Ralph trasforma le palle in piatti con un solo pugno. E ora distruggeremo un vecchio squishy. Poverino, abbiamo sconfitto tutta l'anima dello squishy. Dobbiamo fare i conti con le uova. Mostriamo come i pugili cucinano uova strapazzate. Come puoi aprire facilmente una lattina di Pepsi? Nel nostro laboratorio continuiamo a colpirla con un guanto finché non si apre. Proviamo dei vecchi squishy. Angie si siede su tre simpatici squishy. Ma rimangono intatti. Dovremmo rendere l'esperimento più dinamico. Ralph, alcuni pezzi speciali con le punte. Mettiamo il pezzo con le punte su Angie. Lei si siede. Ma gli squishy sopravvivono anche a questo test.
Tutto nel laboratorio Crash deve essere distrutto. Ralph ha preparato un pezzo con viti affilate. Questa volta i morbidi squisci non se la caveranno facilmente. Angie si siede. Ti abbiamo battuto, Squishy Arancione! È così ferito che il riempimento fuoriesce. Ma Ralph pensa che non sia abbastanza. Ralph prende tutti gli squisci dalla scatola. Angie non ha ancora distrutto un intero mucchio di squisci. Può farcela? Angie si siede, ma gli squisci non sentono nulla. Ralph non si arrenderà. Angie usa dei wafer dolci come pezzi di Jenga. Ralph atterra sulla torre. Le cialde si staccano dalla paura. La torre non è riuscita a sopravvivere a questo terremoto. E ora una lotta con gli omini di cioccolato. Poveri ragazzi, sono stati portati fuori dal ring per essere completamente schiacciati. I pugili non dimenticano mai la sicurezza dei loro denti. Dobbiamo usare un po' di dentifricio. Ma i pugili hanno i loro metodi. Il dentifricio è dappertutto ora. Angie e Ralph hanno deciso di distruggere la sabbia colorata. I guanti da box trasformano il laboratorio in un deserto colorato. Dobbiamo pulire il laboratorio dopo tutti i nostri test, ma possiamo aspettare, perché questa è una buona opportunità per fare angeli di brillantini, briciole e scaglie. Ti sono piaciuti i nostri esperimenti? Allora scrivi nei commenti che test di compressione ti ha colpito di più. E non dimenticarti di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella per non perdere le nuove idee di distruzione su Troom Troom.